Bentornati sul canale Io Amo l'Italia. Oggi con le ultime notizie come: il principe William non è riuscito a trattenere le lacrime durante un'occasione pubblica. Ecco cosa è successo all'erede al trono del Regno Unito. William devastato. William Arthur Philip Louis Mountbatten Windsor, meglio conosciuto come il principe William o William, duca di Cambridge, è il secondo erede al trono della casa reale britannica, nipote della regina Elisabetta II del Regno Unito. La commozione del principe William, figlio di Carlo, principe del Galles e di Diana Spencer, è nato a Londra nel 1982 e nel 2001 frequenta l'università di St. Andrews, dove conosce e frequenta Kate Middleton, con cui intraprende una storia d'amore che si interrompe nel 2007. Successivamente i due decidono di riprovarci e la donna viene svelata ai sudditi e a tutto il mondo dopo essere stata paparazzata in compagnia di William, ma a seguito di alcune minacce ricevute sotto il punto di vista legale, i giornali cancellarono subito lo scatto. Nel 2008, Kate partecipa al matrimonio dei cugini del duca di Cambridge e durante le feste di Natale del 2009 i due vengono fotografati assieme da Nire e Tanna, venendo risarciti con 5.000 sterline per via dei danni pubblici e per aver infranto la loro privacy, oltre che a dover dare loro delle scuse pubbliche. Il principe William si commuove ad una cerimonia di commemorazione. Nel 2011, dopo 5 mesi dal fidanzamento ufficiale, William e Kate convolano a nozze. L'evento viene visto in tutto il mondo in diretta da anche una nota popolarità, la sorella di Kate, Pippa Middleton, che diventa una delle donne più famose del mondo in quel periodo. Dalla loro unione sono nati tre figli: George Alexander Louise, Charlotte Elizabeth Diana e Louis Arthur Charles. William e Kate sono sempre assieme e ultimamente hanno presenziato alla cerimonia di commemorazione per le vittime degli attacchi terroristici presso il Glade of Light di Manchester. Il ricordo del tragico evento. Durante la cerimonia, Kate ha indossato un cappotto grigio di Michael Kors che risale al 2014, mentre William ha avuto per tutto il tempo uno sguardo teso, rischiando di commuoversi. Il principe, tenendo un discorso, ha parlato del dolore che ha provato per via della morte di sua madre Diana Spencer, commuovendosi e rischiando di scoppiare in un forte pianto. Il principe William si commuove ad una cerimonia di commemorazione. È la prima volta che William si espone pubblicamente parlando delle sue fragilità e di cosa ha passato dopo la scomparsa di sua madre. Per questo motivo è dato anche dalla pressione che la famiglia reale sta ricevendo per via delle condizioni di salute della regina, sempre più stanca, la coppia non è apparsa nel loro migliore dei modi. Nonostante le tensioni, i due hanno cercato di essere sempre raggianti e cordiali, come tutti noi li conosciamo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.